Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale Anna Luce Mamma Che Trucco. Non vi spaventate, sono un mostro, lo so. Questo è il mio viso senza trucco. Ho appena fatto la skin care, una maschera, quindi sono molto lucida. Oggi è domenica, sono a casa dalla mattina perché la domenica anche noi, dottoresse, non lavoriamo. E ho deciso di unire l'utile al dilettevole. Era un po' giù perché inizio anche ad accusare il corpo, in quanto io in genere la domenica sono 7 anni che sono sposata e sono 7 anni che vado a pranzo o da mia mamma o da mia suocera, quindi iniziano a mancare, no? Dopo una settimana un po' gli affetti. Quindi ho detto, faccio un bellissimo video, ho pensato più che altro, che ancora non parlo da sola, faccio un bellissimo, per adesso, faccio un bellissimo video, mi preparo con voi, così unisco l'utile al dilettevole, in quanto molte di voi me lo avete chiesto e molte di voi dicono che ho una bella pelle. Guardate com'è brutta la mia pelle, tutte le macchioline. A me un brufolo mi lascia una macchia rossastra per almeno 2 mesi. Ho la pelle chiara, quindi subito tendo a fare le macchie anche per solari. Il baffetto, io non ho baffetto, al momento non ho peli, è semplicemente che qui mi si scurisce. Come escono i primi raggi del sole, come prendo il sole, qui la zona diventa nera. Quindi ecco, ho un sacco di problemi, come potete ben vedere, ma andiamo veloce perché non mi riesco a vedere con questa faccia senza trucco. Per cui io alterno, a volte faccio prima gli occhi, a volte faccio prima la base. Oggi farò prima la base. Premetto, tutti i prodotti che vedrete in questo video li ho acquistati con i miei soldi, tutti, non ho ricevuto mai niente. E soprattutto, quindi non collaboro con nessuno, per cui i prodotti che vi mostro che mi piacciono sono davvero prodotti che ho acquistato io e che vi consiglio di cuore. Quindi questo sarà un video bello chiacchiericcio. Poi in genere io metto la base, ultimamente come base sto utilizzando, scusate, come non prepararsi il video, va bene, prendiamo tutto il cestino, è l'unica cosa che avevo un pochettino più lontana. Ho questa qui di Anthos che io adoro, che è molto molto opacizzante. Ho questa qui di Smashbox che non mi piace, però la sto terminando, perché siccome l'ho pagata un botto è anche giusto che vada terminata. Ce l'ho da un po', però non, cioè, sinceramente non la consiglierei a nessuno e non la regalo a nessuno. Sempre un trucco che io utilizzo per vedere se un prodotto è davvero buono quando fanno i video e li consigliano è, scusate, l'ultima cosa, poi ho finito, sempre con la mia tuta da casa inaugurata ieri, ma ci tocca anche oggi. Una cosa che io consiglio, no, quando si guarda un video farci caso, no? Se il prodotto viene ricomprato o no. Quindi io là ci faccio molto caso, perché in tanti dicono sì, questo è buono, lo ricomprerei, lo prenderei, però poi nella realtà dei fatti non lo ricomprano. E poi ci sono dei prodotti invece che ricomprano. Quindi io monitoro questa cosa e da lì capisco se un prodotto è davvero buono e conviene provarlo. Ora, io oggi non utilizzerò primer perché per stare in casa farò proprio un trucco base, giusto per sentirmi un pochettino meglio, perché questa faccia, mando vado, cioè se mi specchio mi prendo paura pure io. Ok, quindi cosa faccio? La prima cosa, anziché bagnare le spugne, io in genere la utilizzo un paio di giorni, una volta da un lato e una volta dall'altro, e poi la lavo. Al momento la sto bagnando e mi sta piacendo tantissimo con quest'acqua di Jouer. Allora, io non so fare tagli, non so andare veloce, quindi avete voluto sto video e ve lo beccate per intero. Se non vi va, passate oltre o fate veloce voi, perché ecco, non lo spruzzo sul viso per non far passare troppo tempo per farlo asciugare. È una brume idratante della Jouer, ha l'estratto di peonia e la utilizzo per bagnare, no? La spugnetta, ecco qua, inumidita. Questa è una spugnetta abbastanza morbida, è una delle Emax Design, mi ci trovo benissimo e personalmente la bagno con questo, mi è più che sufficiente come consistenza. Chiedo scusa se sentirete rumori, ma ci sono mio marito e mio figlio che quando sanno che io registro si applicano a urlare il più possibile o a mettere la televisione ad alto volume.
E in più sto facendo anche qualche lavatrice in più perché, ah ecco ragazzi, un altro consiglio, soprattutto gli asciugamani, gli accappatoi, se uscite, rientrate e vi lavate, lavateli più spesso con detersivi igienizzanti, perché giustamente... Allora, oggi ho deciso di utilizzare, ormai sono due i fondotinta che utilizzo più frequentemente per il colore perché sono sempre più chiaro, non so com'è possibile, e utilizzo questo della Sien e quello di Dior, cioè i due opposti praticamente. Liquid Foundation 010 Ivory, 30 ml, quello che vi ho consigliato in tutti i miei video, e lo applico praticamente così. Allora, tenete presente che io giù ho lo specchio, quindi mi guardo nello specchio. Allora, diciamo che è un fondotinta coprente, ma non mascherone, luminoso, voi adesso lo vedete così, ma in realtà va a uniformarmi tutte le mie magagne e mi dà la giusta coprenza. Io lo adoro. Ne metto un altro poco perché la spugna se lo assorbe. Ha un profumo di fiori, ma meraviglioso ragazze, meraviglioso. Ho insaccato tutto lo specchio con la Jouer, è tutto sporco. Quindi vediamo, io sempre nel mio cassettino, scusate, della Vanity Table, un pannetto per andare a pulire un pochettino, perché con le polveri non si sporca tutto. Ragazze, non me ne vogliate, ma io, ecco, non riesco a fare tagli, però ne approfittiamo per fare una chiacchiera. Anzi, se vi va, vi consiglio di, ecco, truccarvi anche voi, darvi da fare, mettervi carine, ma non per gli altri, bensì per voi stesse, per sentirvi voi carine, perché quando state tutte sfatte, vi sentite a po'. E poi... è anche un ottimo metodo truccarsi per non toccarsi troppo il viso. Ragazze, lo so, dice, io sto chiusa in casa, ma in questo caso, visto che parliamo di pandemia, è sempre bene utilizzare tutti gli accorgimenti possibili e immaginabili. Io quando sono truccata mi ricordo che sono truccata e mi tocco di meno anche il viso, mi gratto di meno, mi manipolo di meno, ed è una cosa molto importante a mio avviso. Ah, un consiglio che vi voglio dare, una perla che metterò anche nei top, vi faccio uno spoiler, del mese di marzo. Allora, qui non si legge più niente, praticamente è un olio labbra con questi petali a infusioni della Darphin. Questo olio costa un botto, più o meno sui 25 euro, e è fatto così, no? Con questi petali... Allora ragazze, questo olio è quello che io ho sulle labbra, è una cosa fenomenale, si fissa a mo' di lucida labbra, no? Io lo inizio a mettere quando faccio la skin care, e in pratica cosa succede? Che tutto il tempo che faccio la skin care, tutto il tempo che mi trucco, tutto il tempo che parlo, magari faccio un po' di colazione o qualche altra cosa, bevo, si va ad assorbire sulle labbra. Ora le labbra non lo assorbono del tutto, quindi cosa succede? Che a fine trucco, quando io metto il rossetto, mi fa da collante per il rossetto, ma vi dico, è una cosa eccezionale, è per me è un primer, oddio, così, visto così fa un po' schifo, perché poi a furia di prelevarlo i petali si vanno a distruggere ancora di più, a incenerire, quindi si fa quella nelmetta, ma vi assicuro che è una cosa spettacolare, idrata tanto, non come il Rêve du Miel di Nuxe, se non come quelli super super, però per il giorno, anche semplicemente per stare a casa, io ad esempio nel video del foreo avevo solo lui, quindi non ci fate caso, io parlo sempre, 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 sempre. La qualunque, sempre, sempre, anche da solo ogni tanto, sì. Raga, a mali estremi, estremi rimedi. Poi, quindi questa è fatta, questa l'appoggio qui nel mio porta del Lidl, nel mio porta spugnetta, però poi dopo, insieme agli altri pennelli che utilizzerò, la vado a lavare, quindi lui è andato. Poi, la cipria del momento che sto utilizzando è la Sexy Mamma di The Balm, perché quella che utilizzavo precedentemente dell'Avon è terminata.
utilizzandola tutti i giorni, come vedete io mi lucido tantissimo, quindi vado di cipria. Anche se sto in casa vado di cipria, non mi interessa, per me la cipria è essenziale e ne vado a mettere tanta. La utilizzo tutti i giorni, questa è spettacolare ragazze, io l'adoro. Io ho visto un video di Selvaggia essendo stessa lei in make-up in cui lei preferiva la Nabla. Assolutamente, cioè la Nabla era più il fallout che faceva che quello che riuscivo concretamente a mettermi sul viso. Io la trovo sottile, vedete quanta ne sto mettendo? E poi vi farò vedere l'effetto sul viso. La trovo sottile, fissa il make-up, opacizza per tanto tempo. Io l'adoro, anzi mi sto già organizzando con mia zia per mandarne a prendere un'altra, perché davvero non... io ho ancora la scorta delle ciprie, però essendo uscito un 30%, dateci un'occhiata anche voi perché sul sito della Douglas c'è questo 30%. Oddio, io trovo che la Douglas siano un po' i prezzi un po' più alti rispetto agli altri siti, però col 30% magari si può fare. Stiamo parlando di una cipria che a prezzo pieno costa 19,90 euro e io mi ci trovo da Dio. Vedete l'effetto che fa? Naturale. Cioè ditemi voi, avete visto tutto il tempo? Io non taglierò nulla. Avete visto tutto il tempo per cui me la sono messa? Guardate. Vi sembra un effetto cipriato? È spettacolare ragazzi, spettacolare, vi dà un effetto naturale, abbastanza luminoso, fresco, ha anche un ottimo profumo di quelle ciprie di una volta, leggerissimo, che è quasi impercettibile, bello, bello, bello. Poi, in genere faccio un po' di contouring, ma per stare a casa, che contouring volete fare? Io ho capito, sì, tutto, la sistemazione, tutto, ma... non facciamo i ridicoli, quindi prendo il mio bellissimo pennellone pulito, che questi, anche questi io li lavo tutti i giorni, perché altrimenti escono i brufoli. E quando un brufolo se ne va, il problema non è quando esce, il problema è quando se ne va, perché poi mi lascia la macchiettina rossa per mesi. Quindi inzuppo, io sto utilizzando sempre questo dell'Avon, ci ho quasi fatto il buco, sorriso da criceto. Allora ragazze, ebbene sì, io sono Heidi Community, cioè mi piacciono le scocchette rosse alla Heidi. Ci sta. Mo dobbiamo fare questo effetto salute e dai, ci vuole. Ragazze ci vuole, ci vuole, ci vuole, ci vuole. Ok, un po' di effetto salute che se ne va. Ciao, salute, vieni, coronavirus, va bene. Ragazzi, meglio che ci ridiamo sopra, perché se no qua non ci resta che piangere. E quindi normalmente cosa faccio? Metterei una base occhi e in genere utilizzo la mia preferita, anche perché al momento è l'unica che ho, perché questa mi dura una vita, questa è Clamminio di Clarin. Però io stamattina non la metto sinceramente, perché per stare in casa la vedo sprecata, la metterò domani per andare al lavoro. Però siccome stamattina mi sono svegliata un po' giù, indosso questa tuta rosa salmoncino, prendo la mia palette, o per meglio dire la mia coperta di Linus, che prendo sempre quando voglio fare un trucco veloce, che mi piace tanto, sui toni del rosa, perché... indovinate un po', il mio colore preferito è rosa, ma dai che non si era capito. E sto parlando di questa di Huda Beauty. Allora, per una persona che ha una settantina di palette, davvero tante ragazze, tante, arrivare a questo punto di consumazione della palette, non so come, veramente ragazze, io non so come faccio, ma io me li mangio i prodotti, li utilizzo tutti i giorni, li metto a rotazione sempre. Allora, qui c'è quasi il buco, qui c'è quasi il buco, questo è completamente finito e anche qui c'è quasi il buco, quindi vi faccio vedere che facciamo un trucco velocino, velocino. Allora, prendiamo qui la mia sacca dei pennelli che ho appesa lì e facciamo un trucco velocino. Allora, prendo questo pennello che è vecchio di una vita, Royal Beauty, fatto così, classico pennello a penna per ombretto, e vado, siccome questo qui l'ho finito, vado su questo qui e vediamo cosa ne esce.
Allora, mi tengo un po' fuori perché siccome questo è abbastanza scuretto come rosa rispetto a quello che ho terminato, all'inizio mi piace mettere un po' di illuminante per allargare l'occhio. Ok? Molto semplice. Lo so, io mi trucco in maniera indegna perché si dovrebbe fare prima la piega e poi, però stiamo parlando di un trucco amatoriale. Per dentro la casa, letteralmente. Si vede? Allora, questo, diciamo che questo è il nocciolino, con questo ombretto tutto a palpebra si vede molto poco. E non fa niente, andiamoci di rosso. Questo si nota di più. Ok. Andiamoci, quindi inizialmente ho preso questo per la piega, ma si notava ben poco, quindi sono andata su quest'altro, questo colore qui. Ok, e mi faccio sempre la piega, però tenendomi molto molto leggera e molto molto esterna. Dopodiché cosa faccio? Come truccarsi male? Ragazze, ripeto, io non sono, ma non sono, ma non sono una makeup artist. E vabbè, io penso che non c'è nemmeno bisogno di ripeterlo perché si era capito. Però mi arrangio. In questo momento che cosa faccio? Vado a prendere il mio mascherino adoratissimo sopracciglia perché questo non può mancare. Siccome ho le sopracciglia belle già pienotte di mio, lo passo per riempire giusto gli spazi vuoti. Allora, ragazze, io sono mascherino Neve Cosmetics dipendente, ma vi assicuro che mi basta perché mi riempie quei leggeri spazi vuoti, come potete vedere, e me le fissa. Non amo mettermi lì 3 ore a fare la codina, vabbè, sì. Non ne sono capace. Non già putiamo fango pa codina. Poi c'ho un vecchio pennello di Pupa che io adoro, che è questo. Non c'è un numero. Sarà uscito da qualche parte, fatto a setole piatte così piccolino, vedete? Col quale io vado un po' a inzupparlo nel panna della palette dopo aver fatto queste sopracciglia e mi vado un po' a definire il sotto arcata, quindi vado un po', no? A pulire qualche macchiettina. Allora, vi dico solo questo, c'era un momento in cui io stavo impazzendo perché avevo un pelo che non riuscivo a tirare con la pinzetta e sono stata lì un quarto d'ora, ma d'orologio, a tirare questo pelo. A un certo punto mi è venuto il dubbio, Anna Luce, ma prova a cancellarlo il pelo, quindi sono andata col ditino, era stato disegnato col mascara. Giustamente potevo stare lì pure tutta la vita. Va bene. Fatto questo, mi piace sempre, sempre, sempre fare un ultimo accenno di colore un po' più scuro per dare più profondità all'occhio. Quindi il mio preferito come colore scuro è questo. Quindi vado a inzuppare il pennellino e a fare la parte giusto finale qui, no? Vedete, questo è il trucco mio, modalità veloce per casa. Anche se io sono abbastanza veloce in tutti i miei trucchi perché vado sempre di fretta. Dopodiché chiudo, vado a prendere di nuovo questo senza inzupparlo da nessuna parte, sfumo leggermente. Dopodiché io, persona estremamente, estremamente precisa, prendo il correttore che utilizzo sempre come ultimo step. Allora, io sto usando questo di Tarte, me l'ha preso mia mamma quando è andata a trovare una volta mia sorella a Parigi, perché mia sorella vive lì. E in pratica cosa faccio? Lo tiro così, molto fine. Poi prendo questa spugnetta di neve. Allora, ragazze, non si è nemmeno rotto. Aspettate un attimo, arrivo subito. Per la serie non ce la possiamo fare, va bene? Io, come vedete, è bello consumato perché sta iniziando a dare i primi segni di cedimento. Io lo sto utilizzando perché è un correttore che costa 40 euro.
ma non ve lo consiglio perché ragazze non li vale assolutamente, ma non li vale proprio, non li vale. Quindi io vado di qui, pulisco in maniera molto sistemata, allungo un po'. Questo è un trucchetto che ho visto fare anche dalla mia amica Elisabetta R, che ti allunga anche qui e ti illumina la zona. È un trucchetto per tutte le over 30, secondo me. E come vedete, le je sont fait. Ora in genere io metto anche una matita, no? Prima del mascara, nella parte inferiore, no? Come si chiama? Non mi ricordo comunque, ma non mi viene. Nella rima ciliare inferiore, ok? Ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare. E marrone, nera, come mi gira? Però la mia preferita è la bianca. Il tappo si è incastrato nel portamatite, per cui io la sollevo e poi la rimetto nel tappo. Ed è questa di Puro Bio Cosmetics, che io ragazze adoro. Costa sui 5 euro, è il numero 02 Casual. E ragazze, è la mia matita bianca della vita. Cioè io sta terminando piano piano perché la tempero. Ma io sicuramente come questa emergenza finirà, la ricomprerò, e se riuscirò anche prima lo farò. Mi limito perché proprio cerco di ordinare, di fare ordini, ormai se proprio c'è emergenza, anche perché ho un'altra matita burro di Estée Lauder da iniziare e a questo punto se riesco a tamponare con quella, tampono con quella, do fondo un po' alle scorte. Ragazzi, io ho tante, tante, tante scorte, quindi... Ok. Ragazze, non ce la possiamo fare per la serie. Ok. È così. Mi adoro questa linea bianca che mi ingrandisce l'occhio, mi fa una netta separazione, non mi dà fastidio. Stiamo parlando comunque di una matita completamente bio, con un costo irrisorio. Allora, mascara, e credo abbiamo terminato, perché sulle labbra lascerò questo gloss così, mi piace tanto. Mascara, sto utilizzando questo mascara volume della Sien, che è uscito in combo con la matita marrone 10 ml. Raga, non mi piace, non è granché, sinceramente. Dovessi ricomprarlo, magari lo ricomprerei anche solo per la matita, perché 3,49 euro mascara e matita. Non ci vuole, anche se volete fare un regalino alla vostra amica, qualcosa. Mi sono dimenticata il punto luce all'interno dell'occhio. Vabbè, lo mettiamo dopo, fa niente. Ecco qui. Ok. Tenete presente che io porto sempre gli occhiali, quindi qualsiasi trucco che io faccio sugli occhi, con gli occhiali si va a vedere sempre di meno. È molto, vedete, fa un effetto estremamente naturale, e io già le ciglia lunghe e nere e abbastanza incurvate di mio, però lui, oltre che naturale, mi fa un effetto bagnaticcio, che io lo sto utilizzando per provarlo, ma non mi ha convinto. Invece la matita, per quel prezzo, l'ho trovata ottima. Detto questo, cosa volevo fare? Un po' di punto luce con l'illuminante all'interno dell'occhio. Ultimamente sto utilizzando questo qui di Nabla, il Wave. Ragazzi, questi illuminanti non finiranno mai, mai. Io poi lo uso poco, quindi devo andarci molto cauta con gli illuminanti, perché davvero... ne abbiamo tanti per una vita, quindi ecco, l'illuminante è una cosa che sicuramente non andrei ad acquistare e che andrei a dare fondo in questo momento. Che era quel puntino nero? Vabbè, vabbè. Ragazze, niente, quindi questo era il mio trucco. Non... vi prego, non mi riempite di insulti. Lo so, ognuno ha il suo modo di truccarsi. Ho voluto trascorrere, ecco, un 25 minuti in vostra compagnia in maniera piacevole e leggera.
Spero come sempre con gli occhiali tutti zozzi, quindi credo che li lascerò qui, li laverò prima di metterli. Spero che il trucco vi sia piaciuto, spero di non essere stata troppo imbranata per i vostri gusti, spero di avervi tenuto compagnia, ma soprattutto spero di avervi distratte. E voi come lo avete fatto? Vi ringrazio tantissimo, come al solito ringrazio tutte le nuove iscritte e mi raccomando, chiedo sempre di iscrivervi per sostenere il mio canale. Niente, un bacio e alla prossima, lì c'è sempre il mio vassoietto con i famosi prodotti, quindi non vi dimenticate, il 31 marzo ci potrebbe essere una sorpresa per una di voi, e alla prossima, ciao!